Presidente della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione con la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che nella seduta del 6 marzo scorso il ministro Pichetto Fratin ha svolto la sua relazione, cui sono seguiti gli interventi dei deputati Cappelletti, Squeri, Peluffo, Cavo, Zucconi, Maerna, Pavanelli, L'Abbate e del Presidente, cioè sottoscritto. Ricordo che, come stabilito all'esito della medesima seduta, quella odierna è dedicata alla replica del Ministro ai quesiti e alle osservazioni già formulate dai colleghi. D'accordo? Quindi la parola con piacere al Ministro dell'Ambiente. Grazie, grazie Presidente, buongiorno ai commissari. Allora, per questo ulteriore, diciamo, momento di confronto a seguito dell'audizione che si era tenuta. Allora, partirei immediatamente da alcune considerazioni sul Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima, in relazione alle tempistiche di adozione e sulla base di una richiesta specifica che era dell'onorevole Cappelletti. Il Ministero, immediatamente dopo aver inviato a Bruxelles la proposta di aggiornamento del piano, ha avviato dei tavoli tecnici interistituzionali focalizzati sui settori in cui emergevano dei gap in termini di riduzione di emissioni, prendiamo il settore civile e trasporti, e dunque settori sui quali è necessario intervenire con misure e politiche aggiuntive, nuove o potenziamento di misure esistenti, per traguardare quelli che sono gli obiettivi del scenario di policy. E inoltre è stato dato avvio anche ad un confronto su aspetti sociali ed occupazionali connessi alla transizione energetica. A dicembre 2023 sono arrivate le raccomandazioni della Commissione europea, su cui chiaramente gli uffici del Dipartimento Energia, insieme con agenzie e gli enti di ricerca, ci supportano e stanno lavorando per formulare proposte di adeguamento al piano. Nel frattempo è stata avviata una nuova consultazione pubblica del testo inviato a Bruxelles, finalizzata anche questa a formulare proposte di adeguamento che permette di rispondere anche alle raccomandazioni della Commissione europea. Tra gli input che sarà necessario valutare per la predisposizione del piano di giugno 2024, dovremo considerare anche le ulteriori indicazioni specifiche che arriveranno nell'ambito della procedura di VAS a cui il piano è sottoposto ed è in corso. In ogni caso, il processo di aggiornamento dovrà concludersi entro il giugno 2024. In relazione agli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030, sottolineo l'importanza del contributo della produzione di energia elettrica derivante da biomassa. Questo tema era posto su questo. E qui mi collego alla richiesta specifica dell'onorevole Squeri. Il Governo è fortemente impegnato a sostenere tutte le fonti di energia rinnovabile che possono contribuire al processo di decarbonizzazione degli usi finali. Tra queste rientrano anche le biomasse. E in tale ambito è stato evocato, l'ho evocata, in tale ambito il Dicastero è attento agli sviluppi della tecnologia impiantistica nella consapevolezza della necessità di addivenire ad un quadro regolatorio che non esponga ulteriormente il nostro Paese e le singole amministrazioni locali al rischio di sforamento dei limiti posti a livello comunitario in tema di qualità dell'aria. Pertanto, gli incentivi per l'utilizzo delle biomasse termiche devono continuare a seguire la logica della sostituzione degli impianti più emissivi con nuovi impianti meno emissivi. Per quanto riguarda nello specifico, le FER termiche sono comunque diverse iniziative in corso per valorizzare, in questo caso, valorizzare le biomasse. A breve, brevissimo, sarà avviata una consultazione pubblica sulla revisione del conto termico, che includerà requisiti aggiornati per le tecnologie e le bioenergie. A ciò affiancheremo la predisposizione del decreto per la definizione di incentivi ad asta per grandi impianti di produzione di energia termica rinnovabile. E stiamo lavorando sulla riforma delle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche degli edifici.
con riferimento alla regolazione si è poi appena conclusa la consultazione pubblica sul decreto che fissa le regole per l'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle vendite di calore. In questo ambito le biomasse potranno avere un ruolo importante nelle decisioni di investimento delle imprese di teleriscaldamento e di fornitura di servizi. Si ricordano poi gli sfidanti obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e sottoposte a ristrutturazioni profonde, questo richiamo è al 199 del 2001, che richiede che siano progettate e realizzate in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto alla copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda in questo caso sanitaria, per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva. Per gli edifici pubblici gli obblighi percentuali sono elevati al 65%, gli obblighi relativi alla potenza installare obbligatoriamente devono essere incrementati del 10%. Dal punto di vista dell'energia rinnovabile elettrica sono diverse le iniziative legislative in corso per valorizzare le biomasse, iniziative volte ad ogni modo ad assicurare il rispetto dei criteri di sostenibilità individuati dal decreto legislativo 199 e dal recepimento della direttiva del 2018 del 2001. Per gli impianti di nuova costruzione è attualmente all'attenzione della Commissione europea lo schema di decreto FER 2 che prevede un contingente dedicato per impianti biogas e biomassa, anzi dovrebbe arrivare proprio a Da cosa mi dicono, per quanto concerne la tutela della produzione esistente, al fine di scongiurare il blocco della produzione di detti impianti a valle del termine del periodo di diritto agli incentivi, essendo caratterizzate, a differenza delle altre FER, da costi di esercizio elevati ed imputabili soprattutto al costo delle materie prime. Certo, le FER, il sole, c'è quando c'è almeno, non viene remunerato il sole così come il vento. Con decreto legge il 57 del 2003 all'articolo 3 ter è stata demandata ad ARERA la definizione dei prezzi minimi garantiti, ovvero integrazione dei ricavi e conseguente la partecipazione al mercato elettrico, specialmente dedicata agli impianti in esercizio alimentate a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi che vanno in scadenza il 31 dicembre 2027 e che entro tale data rinunciano anticipatamente agli incentivi di cui sono titolare. Sempre in tema di fonti rinnovabili è forte l'attenzione per lo sviluppo dell'eolico offshore. L'onorevole Cavo chiedeva delucidazioni in merito alla regolamentazione del settore. Nel NEC 2030, tra gli obiettivi di decarbonizzazione per assicurare la transizione energetica, ha grande rilevanza l'obiettivo di un maggiore sfruttamento della potenzialità dell'eolico offshore, che prevede al 2030 lo sviluppo di progetti per 2,1 gigawatt, con un notevole aumento dei target rispetto al 2019. Per quanto riguarda la normativa in materia di autorizzazione di tali impianti, il decreto legislativo 199 riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile, l'articolo 23 ha modificato la competenza autorizzativa degli impianti eolici offshore come prevista dall'articolo 12, ultimo periodo, del 387-2003, assegnando tale competenza al MASE di concerto col Ministero delle Infrastrutture e sentito per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima il Ministero della Sovranità Alimentare, a seguito del procedimento unico comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo e previa acquisizione, valutazione di impatto ambientale positivo. Sotto tale punto di vista viene e sarà garantita l'uniformità di regolamentazione e di procedura. Da ultimo, con il DL Energia 181-2023 di recente approvazione in quest'Aula, è stato individuato un percorso di sviluppo di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle strutture
e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. La suddetta norma prevede quindi che il MASE pubblichi a breve un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle autorità portuali per individuare almeno due porti del Mezzogiorno in aree portuali limitrofe ad aree di centrali di interesse di phase out del carbone, di aree demaniali marittime con relativi sprechi acque esterni alle difese foraine da destinare alla realizzazione di poli cantieristici per la produzione, l'assemblaggio e il varo di impianti eoliche offshore. A seguito della loro valutazione, questo ministero con il MIT, in concerto con il MEF, il Ministero della Difesa e il Ministero della Protezione Civile, in cui andranno individuate le aree demaniali marittime dove sviluppare tali porti, gli interventi infrastrutturali da fare, nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente. Ricordiamoci che una struttura di questo genere è una roba pesante. Infine, sempre nel DL Energia, ha previsto che il MASE adotti un vademecum che indica alle aziende interessate da tale tecnologia gli adempimenti e le informazioni minime necessarie ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione di tali impianti. Il Ministero sta già lavorando sia sull'avviso pubblico per la cantieristica navale del relativo vademecum, ad avvenuta adozione di quest'ultimo e terminata la fase istruttoria da parte dei competenti uffici per la verifica di procedibilità delle istanze, si procederà a comunicare gli esiti ai soggetti proponenti, assegnando un termine per l'eventuale integrazione, mentre nel caso di istanze ammissibili e integrate correttamente, si procederà tempestivamente con l'avvio del procedimento e all'indizione della conferenza dei servizi. Sempre nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, su questo vorrei proprio ricordare che è una grande sfida, perché noi dobbiamo zonizzare il mare. La zonizzazione del mare è qualcosa di rilevante almeno nella parte del Mediterraneo, del sud Mediterraneo, visto che finora la zonizzazione marittima ha avuto una zonizzazione solo per quanto riguarda le rotte della nave. Chi ha fatto i trasporti se ne intende bene di queste questioni. A questo punto dobbiamo andare oltre la rotta delle navi, dobbiamo andare a zonizzare delle aree, quindi la prima zonizzazione è con i paesi vicinori, con i quali ci sono anche valutazioni molto importanti di politica estera da fare. Cioè, vorrei ricordare che ad esempio l'influenza della Turchia, Libia, nella parte sud del Mediterraneo, nella parte dell'Ionio, è notevole. Bisognerà in qualche modo riuscire a trovare un punto di equilibrio su quello. D'altra parte, sul fronte dei porti, individuati i porti, bisogna anche attrezzare delle navi, poi individuati i porti, attrezzare il porto, attrezzare le navi. E per rendere idea, una piattaforma ordinaria di eolico offshore è di circa 5.000 tonnellate di acciaio. Ipotesi che abbiamo avuto modo di valutare e di vedere unitamente la direzione di una grande operazione che verrebbe a sud della Sicilia, prevede un consumo di praticamente 1 milione di tonnellate di acciaio. Un importo di questo genere, io a memoria in questo momento adesso non mi sovviene l'ILVA nel 2023, ma mi pare che sia sui 2 milioni. Questo solo per rendere idea di cosa significano. Chiaro che tutto questo è nell'intenzione del governo, la mia intenzione, ecco, poi è quella di prendere delle aree di mare che siano cospicue, quindi siano sufficientemente robuste, parliamo di
50 km per 50 km, ecco, 70 km per 70 km, qualcosa, lottizzare l'operazione e mandare a gara. Quella potrebbe essere l'ipotesi del lavoro. La pongo come ipotesi del ragionamento di lavoro, non la pongo come, come scelte già fatte. Dobbiamo fare uno scalino per volta nella, nella scala. Sempre nell'ottica di semplificazione agli adempimenti di, per gli operatori e dare una cornice normativa, vengo la richiesta dell'onorevole Pavanelli che stiamo lavorando alla stesura di un testo unico sulle semplificazioni procedimentali per le rinnovabili. Tra le misure di Repower EU si prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un testo unico legislativo di rango primario che raccolga, accorpi e consolidi tutte le norme che regolano l'impiego di fonti di energia rinnovabile che sostituisca la legislazione esistente in materia più rilevante in materia. L'atto legislativo dovrà stabilire anche i principi per la razionalizzazione e l'armonizzazione delle procedure e autorizzazioni per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale. Vorrei ricordare che cominciamo ad avere un accavallamento di norme, di correzioni che rendono anche per gli addetti ai lavori qualcosa di particolarmente complicato da seguire. Sempre in tema di rinnovabili, infine, l'onorevole Zucconi chiedeva delle delucidazioni in relazione allo sviluppo del geotermico. La geotermia rientra tra le fonti incentivanti ai sensi del meccanismo di supporto del cosiddetto FER 2, dedicato a fonti tecnologiche non pienamente mature, con caratteristiche innovative e con costi elevati di esercizio. Mentre, d'altra parte, abbiamo il FER-X dedicato a fonti tecnologiche vicine alla competitività di mercato. Lo schema di decreto FER 2, che prevede contingenti dedicati ad impianti geotermici tradizionali, con innovazione e geotermici a emissioni nulle, è attualmente nelle fasi finali di negoziato, come ho detto prima, dovrebbe arrivare, ci dicono che mancano solo le firme, quindi... Si segnala infine che è stata poi introdotta nell'ambito del decreto 181, richiamato prima, nel 2023, la previsione di un nuovo ulteriore meccanismo di supporto che meglio si adatta a tecnologie con profili di produzione meno intermittente, che sono quali la caratteristica della geotermia. Ricordando che la geotermia si sta sviluppando moltissimo, quella moderna è una geotermia che può andare anche a migliaia di metri sotto, senza estrazione d'acqua, cioè senza consumo d'acqua, e può diventare importante, questo lo aggiungo io, sul fronte del litio, perché il pescaggio a geotermico porta ad espellere, io le chiamo particelle perché non mi viene un altro termine, comunque è uno dei meccanismi per naturalmente il recupero del litio. Litio che sta diventando importantissimo, visto che frequentemente parliamo di batterie e parliamo di accumuli. Quindi per parlare di accumuli di batterie dobbiamo anche avere il litio. Voi sapete che il litio a livello mondiale è un oligopolio di potere e di trattazione. Oligopolio nel senso che il litio si trova in grandi quantità sotto il controllo della Cina, in Asia e in Africa, grandi quantità sono in Cile e qualcosa in Argentina, almeno consistenze rilevanti. Però quello che è rilevante, e questo ho visto con attenzione, non è solo il luogo in cui ci sono i giacimenti, ma il fatto che la Cina ha circa l'80% del trattamento. Quindi anche il litio per molti paesi, il litio estratto in Cile, a sua volta ormai viene trattato con tecnologie cinesi. E questo è uno dei temi che dobbiamo porci a livello politico per non favorire monopoli o oligopoli che poi rischiano di essere onerosi per il nostro sistema.
Concludo il discorso relativo alle rinnovabili, dando un riscontro all'onorevole Peluffo sul tema delle connessioni. Molto è stato fatto nella legislazione in corso per facilitare la realizzazione delle connessioni delle ferre alle reti. Da ultimo, con le previsioni del DL Energia sulle autorizzazioni semplificate per le cabine primarie e per le reti di connessione delle ferre al sistema elettrico nazionale, o con la previsione dell'articolo 9, sempre nel decreto energia, che prevede l'avvio di un procedimento da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica su istanza del proponente, anche in assenza di parere conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento, qui parliamo di Terna. Sul tema delle connessioni si segnala inoltre la delibera di ARERA del 3 agosto 23, che semplifica l'iter di connessione degli impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW, che non sono sottoposti al regime di accise, che accedono al mercato elettrico come unica unità di produzione, che non accedono agli incentivi erogati al GSE e che non condividono il punto di connessione con altre unità di produzione. Per tale impianto è stato rimosso l'obbligo di installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta e si consente al gestore di rete la facoltà di sostituire le verifiche in loco, e quindi la redazione del famoso verbale d'accesso, con una dichiarazione sostitutiva di atto di autorità con cui il richiedente la connessione, ovvero il produttore, dichiara la conformità dell'impianto alle norme tecniche e quindi alla normativa vigente, quindi la corrispondenza a questo. ARERA sta portando avanti approfondimenti prodromici alla definizione di ulteriori modifiche alle procedure di connessione, in particolare definizione dei soglia di potenza al di sotto delle quali è possibile effettuare connessioni tramite semplice comunicazione, oppure senza necessità di interventi sulla rete esistente, oppure evitando che il gestore di rete debba valutare preventivamente la tipologia dei lavori da effettuare, al fine di limitarsi alle sole attività strettamente necessarie, riducendo il più possibile le tempistiche. Ribadisco che tale percorso di semplificazione, già avviato da tempo, va ancora sostenuto al fine di eliminare ogni ostacolo all'emissione del sistema elettrico nazionale dell'enorme quantità di FER che ad oggi è in corso di progettazione nel Paese. Vorrei far presente un dato, non so se me lo ritrovo più avanti. Noi, oggi come oggi, gli allacciamenti sono 1000 al giorno. GSE ha in carico 1.600.000 produttori. A questo ritmo si stima di arrivare a fine questo PNIEC, il 2030, a 3 milioni di produttori. Questo è il trend. Quindi 1000 al giorno comincia a essere qualcosa di sostenuto. È vero che bisognerà poi, la quantità è data da connessioni molto piccole, però c'è un movimento accentuato su questo fronte. Poi, con riferimento alla domanda dell'onorevole Cappelletti rispetto allo stato di agitazione dichiarato dai sindacati del comparto energia, non entrerò nel merito in quanto credo che le scelte di manifestare pro o contro decisioni di un'azienda rientrano nell'ambito della libertà di espressione in questo Paese. È chiaro che in questo caso ci sono delle riconversioni da fare, bisognerà porre massima attenzione sulle trattative. Cioè, guardate, penso che non ho ordinato la chiusura di Brindisi e Civitavecchia. A settembre ci siamo posti il problema, me l'ha posto il dottor Boschi, e abbiamo ordinato la riduzione al minimo. L'atto di indirizzo che ho firmato era di ridurre i motori al minimo. Allora, per una valutazione di ordine di incertezza politica, geopolitica, perché non si sa cosa, nessuno di noi è in grado di dire cosa succede, cosa potrà succedere rispetto a una guerra che c'è in Ucraina. Era il 25 e 26 settembre quando ci siamo posti il problema. Il 7 di ottobre si è verificato l'attacco terroristico di Hamas. Quindi, vedete,
c'è un quadro che io sono convinto e determinato a dire: noi chiudiamo Civita Vecchia e Brindisi prima possibile. È chiaro che la chiusura di Civita Vecchia e Brindisi deve vedere da parte della proprietà un impegno, anzi c'è una richiesta specifica, c'è stato un incontro settimana scorsa anche nel merito, un impegno di riconversione, rioccupazione, gestione di un trapasso che noi dobbiamo d'obbligo portare avanti, ma dall'altra parte va gestito, e quindi sarà gestito anche con le autorità locali e naturalmente col diritto sindacale di porre quelle che sono anche le questioni di merito sul lavoro. Adesso mi sono perso, anche perché occorre ricordare che l'attività di produzione di energia elettrica non è attività libera, vabbè, questi sono i principi. Ricordiamo, ecco, Enel ha un piano strategico, visto che parliamo di reti, che prevede un piano di investimenti lordi pari oltre 35 miliardi complessivamente, perché comunque noi dobbiamo assolutamente modernizzare e adeguare la nostra rete, sia la grande rete, quella di Terna, sia la rete, chiamiamola, finale di distribuzione, che è quella di Enel, che ha il 90% delle reti italiane. E pertanto è una sfida che abbiamo, perché altrimenti è inutile che noi pensiamo di produrre l'energia nel Nord Africa e metterci il cavo che ci porta l'energia, ma poi dobbiamo avere il cavo che lungo lo stivale la porta sopra, oppure attraversare tutto il mare e venirci a lasciare sopra, perché altrimenti non riusciamo ad averla, a trasportarla. Quindi le azioni di Enel e Terna sono fondamentali per lo sviluppo del nostro sistema. Concludo quindi ancora con due tematiche. La prima, in relazione ad una richiesta dell'onorevole Cavo, riguarda la nostra capacità di approvvigionamento di gas. Sul tema confermo il quadro delineato due settimane fa. Tra i rischi e le situazioni da valutare con maggiore attenzione figurano quelle che hanno come conseguenza l'arresto e la riduzione dei flussi da sud, o come effetto combinato ad esempio l'interruzione di una fonte e la contemporanea situazione di elevati flussi in esportazione. La realizzazione dei terminali di rigassificazione galleggianti Piombino e Ravenna nel breve termine, e la realizzazione di altri terminali, di altri rigassificatori che possono venire in futuro, compreso quello nel nord della Sardegna, se verrà confermato l'impianto almeno definito sotto la norma tecnica, sul quadro tecnico con la precedente amministrazione, da verificare con la nuova amministrazione, che prevede a Porto Torres un rigassificatore per il trasferimento poi del gas lungo la dorsale e la ramificazione sull'isola, ecco, ci permettono di dire che superiamo il 50% della nostra necessità di consumo con gli impianti di rigassificazione, che comincia a essere qualcosa di garantito. Addirittura, se aggiungiamo davvero in modo puntuale Porto Empedocle e Gioia Tauro, con le quantità che si possono stimare, si arriva a quasi 50 miliardi di metri cubi, quindi è un quantitativo che ci dà la garanzia di sicurezza, la garanzia di sicurezza sulla quantità, no, non sul prezzo. I consumi di gas registrati nel 23 sono stati circa 61 miliardi di metri cubi, quindi una cifra importante, che sono, tenete presente, nel 22 eravamo a 70, sul 70. Da qui l'importazione di GNL ha coperto il 26%, 16,3 miliardi di metri cubi, con una crescita del 15%. Conseguentemente l'importazione via tubo è diminuita del 23, infine le esportazioni sono ancora a valori molto contenuti, pari a 2,6 miliardi. Esportazione al momento noi abbiamo solo girato sull'Austria,
cosa entrava da Tarvisio come gas russo. Quindi i paesi di provenienza attualmente sono USA, Egitto, Nigeria, Mozambico, Guinea Equatoriale, Belgio, Qatar. Mi avete saltato la Norvegia, perché da Passo Grigio entrava anche il gas norvegese. Ah, beh, noi ero sul GNL, pardon, non ero ancora. Gli arrivi al GNL in Europa nel corso del 23 sono pari a 157 milioni di metri cubi. E complessivamente ovviamente sono stati concentrati in Olanda, Germania e Italia. L'altra tematica è relativa alle campagne. Allora, io ieri ho fatto due giorni a Berlino dove abbiamo fatto il punto anche sulla questione gas. A Berlino ho firmato come Italia un accordo di solidarietà che era in itinere già da un paio d'anni anche con l'ausilio della Commissione europea, cioè dal momento in cui si è verificata la crisi. Abbiamo definito un impegno Italia e Germania di solidarietà perché siamo i due grandi paesi manifatturieri d'Europa, due grandi paesi manifatturieri che sono interdipendenti l'un l'altro. Cioè, la Germania non va avanti senza di noi, noi non andiamo avanti senza la Germania. Sostanza questa. Quindi l'impegno che abbiamo assunto, questo accordo di solidarietà che stabilisce anche le modalità tecniche di attuazione, anche nel caso di lite per capirci, prevede quindi di dare un aiuto reciproco, ma dove noi abbiamo un ruolo rilevantissimo, perché siamo noi il ribaltamento del quadro geopolitico sul fronte del gas, siamo noi quelli che la fonte principale a questo punto, tra TAP con 10 miliardi di metri cubi che diventa 11,2, Algeria con 28 miliardi di metri cubi, Libia con quanti ne arrivano dalla Libia annualmente, 4, 5, 6, 7, a seconda di come si riesce a gestirla. Passo Gries, dove arriva quello norvegese, e poi a questo punto i 5 regassificatori, 4 più 1 che quello che arriva a Ravenna per l'autunno del 2024, che a questo punto devono garantire a nord. Abbiamo inserito poi nell'accordo Italia-Germania un addendum con la Svizzera, anche perché transitiamo dalla Svizzera, ecco, quindi, e nel contempo si sta andando avanti con un ragionamento che prevede gas, ma prevede anche idrogeno con il gas, che prevede l'inserimento di trovare un punto di convergenza con l'Austria, perché utilizza quello che è il trans Italia-Austria-Germania, il TAG. Pertanto il quadro del gas è abbastanza definito. Parlo sempre sotto l'aspetto del quantitativo e della sicurezza, e non d'altro, perché quello sui prezzi possiamo dire che la presenza di tanti rigassificatori, di un'alta capacità di rigassificatori, ci permette comunque di ricevere gas da ogni parte del mondo. Il GNL costa di più perché va trasformato, rispetto a quello che è la provenienza diretta da via pipeline. È chiaro che i prezzi rischiano di essere, se non ci sono contratti di lungo periodo, rischiano di essere soggetti a ogni rischio internazionale. Comunque oggi il prezzo è molto basso, siamo sulla media del 25 euro al megawattora, che se vogliamo è quello di quasi 3 anni fa, quando è scoppiata la crisi, ma però guardate che il 7 ottobre
di colpo quando l'8 ottobre Chevron ha dichiarato di chiudere il giacimento che aveva in Egitto, legato all'Egitto, di colpo c'è stato in un giorno uno sbalzo del 40%. Quindi la garanzia del prezzo sul mercato internazionale non è assolutamente assicurato. Ultimo altro tema, l'onorevole Pelufo, riguarda l'articolo 14 del decreto energia, per introdotto disposizioni specifiche e disposizioni in materia di risorse finanziarie per il coinvolgimento delle campagne di informazione. In particolare è stato, parlo del superamento del mercato a tutele graduali, per capirci. In particolare è stato previsto, in vista della cessazione del servizio di maggior tutela, uno stanziamento specifico per l'avvio da parte del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e per tramite dell'acquirente unico di campagne informative finalizzate ad assicurare un'adeguata informazione ai clienti domestici, inclusi quelli vulnerabili, ed è stato disposto il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, così via, delle risorse destinate ai finanziamenti ai progetti a vantaggio dei consumatori. A seguito di predette disposizioni si è così definito il quadro delle fonti e risorse finanziarie che il Ministero può utilizzare. Nell'arco delle prossime 3 settimane verranno messi in onda i primi 4 spot da 30 secondi ciascuno, che costituiscono il primo passo della campagna informativa attraverso televisione generalista. A queste seguirà una campagna ad hoc sulla carta stampata e sui social ed altre iniziative, in modo da raggiungere tutta la platea interessata, anche con la collaborazione dell'Associazione dei Consumatori. Gli esiti delle aste per l'assegnazione del servizio a tutela graduale relativamente ai clienti domestici non vulnerabili hanno evidenziato l'esistenza di una significativa pressione concorrenziale a beneficio dei consumatori. Come noto, la cessazione definitiva del servizio di maggior tutela è stabilita a partire dal 1 luglio prossimo, data che a partire dalla quale chi non ha scelto il fornitore del mercato libero e quindi è servito al mercato a tutela graduale è assegnato al fornitore del servizio a tutela graduale selezionato per ogni specifica area. Fino a quella data restano in vigore le attuali regole, incluso la facoltà di non essere più servito nel mercato libero su richiesta, questa era una richiesta del cliente, e di accedere al servizio di maggior tutela. A tal fine le campagne informative in fase di lancio, volte ad accompagnare il consumatore in questa fase di passaggio, rappresentano l'occasione per fornire un quadro più chiaro della possibilità del tutto. A fianco di questo c'è da parte di ARERA anche poi l'iniziativa che stanno definendo proprio per essere intervenire nel modo più puntuale possibile. Aggiungo una cosa su questo. Dobbiamo naturalmente anche porci la questione della gestione del sistema dei vulnerabili, perché l'operazione finora per 4 milioni e mezzo è stata un'operazione positiva, la concorrenza ha portato a un risultato di beneficio e diciamo che la tempistica l'abbiamo dilazionata su richiesta di tutte le parti politiche, devo dire, ma proprio per avere gli spazi per muoversi con le necessarie cautele. Con ARERA comunque siamo e dobbiamo valutare la questione dei vulnerabili, perché altrimenti c'è uno scalino eccessivo attualmente tra tutela graduale e i vulnerabili. Grazie, poi sono qui. Bene, ringrazio il Ministro per le puntuali risposte e chiuderei questo aspetto della Commissione per poi procedere nei lavori. Grazie.